Ok, arricchiamo il nostro filtro del mini pond con del carbone attivo granulare. Adesso andiamo ad aprire e lo confezioniamo come va fatto. Qui c'è il sacchetto in tela, ce ne sono ben due. E qua c'è, andiamo a cercare, eccolo qui. E qui c'è il sacchetto di carbone che ho già aperto. Adesso versiamo nel sacchetto in nylon e poi mettiamo nella cassetta là. Aggiungiamo il carbone attivo. Ragazzi, abbiamo dovuto togliere due secchi, anzi, quante? Quattro secchi. Quattro secchiate d'acqua per troppo pieno. Esatto. Vabbè, ci sta. Dovevo fargli il foro del troppo pieno, che vabbè, ci sono già questi delle fascette che si vedono, e aggiungerne però uno, un altro, ma Laila non vuole e quindi Si rispetta il volere di Laila perché perché questo è il il mini pond è il pond. suo. Esatto. Sacchettini di carbone attivo da tenere l'acqua un po' più purificata, rallenterà l'afflusso d'acqua là. Portare il bellissimo muschio. In questi qui ne avrei messo uno solo, ma comunque vabbè, uguale. Ed ecco fatto. Faccetta soddisfatta? Abbassiamo anche la carica batterica del collo. E dal mini pond è tutto. Saluta! Ciao ciao!